Siamo con Giacomo Vanni, il nuovo acquisto del Borgo San Donnino. Benvenuto, cosa ti ha spinto a venire qui? Intanto buonasera a tutti. Niente, mi ha spinto che mi piace le sfide difficili e volevo provare un'esperienza dove mi mettesse in difficoltà, dove ci volesse il mio apporto in tutto e per tutto per provare a fare una salvezza che credo che si possa ottenere. Hai lasciato un buon ricordo l'anno scorso ai tifosi del Seravezza, che ritrovi quest'anno nello stesso girone. Secondo te che raggruppamento è questo? È un regolamento di squadre importanti, però vivendo qui già da una settimana ormai, credo che anche la nostra squadra sia una squadra importante, ha bisogno di riprendere un po' tutti e di lottare per il nostro obiettivo che è la salvezza. Ti chiedo allora, rispetto allo Scandicci, che è stata la tua ultima squadra, cosa noti di diverso e anche qualcosa di simile, magari. No, diciamo che le squadre toscane sono squadre un po' più rognose, qui si tende sempre a giocare al calcio. Invece in Toscana, soprattutto nel girone E, il calcio è un po' diverso, però credo che siamo entrambi le squadre, due squadre giovani, tranne due o tre giocatori di esperienza come me, Pippo e altri, e spero che i giovani ci vengano dietro perché sono importanti. Hai già avuto modo di allenarti qualche volta? Come ti sei trovato con il mister? No, bene, bene, mi sono trovato bene. Difficilmente mi sono trovato male nella mia vita, tranne una o due occasioni. E spero che quest'anno sia un'annata importante, dai, per tutti. Portare L'obiettivo del Borgo è la salvezza, invece il tuo obiettivo personale qual è? il Borgo alla salvezza.